terza parte di questa puntata di Open Mind dedicata alle start-up come occasione per creare lavoro, dal momento che trovarlo tra le offerte diventa sempre più difficile. E c'è un dato che viene fornito da Infocamere, elaborato dal Centro Studi e Ricerche di Unioncamere dell'Emilia-Romagna, che parla di imprese giovanili e dice che la crisi, sommata alla difficoltà di accedere al credito, pesa moltissimo sulla capacità di esistere e di sopravvivere delle imprese giovanili, che sono scese a 32.694, cioè l'8% delle imprese regionali complessive. Ne sono sparite oltre 1.200, cioè il 3,8% in poco tempo. Tra l'altro la maggior parte è rappresentata da ditte individuali, quindi piccole realtà che fanno ancora più fatica a sopravvivere. E la flessione nell'esistenza di queste nello specifico è uno dei responsabili, ma poi c'è anche il problema legato ai settori, in particolare la crisi delle imprese di costruzioni, che non lascia tregua, e quindi tutte quelle che fanno subfornitura, che comunque sono legate a quest'area, non riescono a resistere. Quindi il settore dei servizi anche in questo caso segna una flessione, e quindi insomma l'unico dato positivo arriva dall'agricoltura, dalla silvicoltura e dalla pesca. Qui si ha un effetto positivo del quasi più 6%. Io non vorrei celebrare la startup legata appunto al mercato ittico, ma forse qualcosa avete indovinato. Ma anche voi, nel momento in cui anche l'agricoltura, quindi le realizzazioni agroalimentari di matrice artigianale, hanno sicuramente un buon mercato. Ma insomma, quando voi vedete questi dati, se li leggete, se li ascoltate, a parte prendervela con gli organi di stampa che li diffondono, perché è sempre colpa dei giornalisti, ma che cosa pensate rispetto anche al vostro futuro? Lato occupazione, devo dire che noi come startup comunque cerchiamo sempre di attirare talenti all'interno della nostra realtà. Devo dire che si fa molta difficoltà, perché fondamentalmente i giovani d'oggi non sanno quello che vogliono. È una cosa assurda, cioè io veramente mi arrabbio quando alla solita domanda... Non mi tiri fuori il calcetto. No, per carità. Alla solita domanda, cosa vuoi fare da grande, le persone non rispondono a 25-26 anni. Due, perché non vi sono dei percorsi, dal mio punto di vista, formativi per le nuove professioni che servono adesso alle imprese. Mm-hmm. Adesso servono delle figure digitali, con competenze digitali, che siano pronte ad entrare nel mercato del lavoro. Il famoso mismatching tra quella che è l'offerta formativa e la scelta, e quelle che sono le richieste del mercato. Non si supera questa esperienza personale. No, non si supera. La si supera solo nel momento in cui ci si trova davanti un candidato che abbia la passione per il digitale. Ecco, al di là degli studi, quindi... Noi per esempio ci troviamo bene a lavorare con persone che, al di là dello studio fatto a livello universitario, hanno una passione per il digitale, e quindi colmano quel divario formativo con la loro passione e quindi con la loro esperienza fatta da 10-12 anni nella loro vita. Quindi l'occupazione oggi è un problema, perché dal mio punto di vista bisogna andare a cambiare un po' quello schema e quel percorso formativo, e andare più incontro alle esigenze delle nuove tipologie di imprese, come si parlava prima, dei nuovi business model che stanno nascendo in questo periodo, piuttosto che andare ancora con la vecchia, la tradizionale formazione. Gianluca Guerra, allora, sulle istituzioni è già stato molto chiaro: non sono loro che possono creare lavoro, possono creare le condizioni per non ostacolare la realizzazione di un lavoro, la portata a termine di un'impresa, dalla sua origine a quello che è il contatto con il mondo esterno. E la confusione negli obiettivi di vita dei giovani poi evidentemente fa la sua parte, e quindi come se ne esce? Guarda, voi che fate parte di un'associazione avete anche questo obiettivo tra i vostri? No, le dirò di più, è uno dei nostri compiti, una delle nostre deleghe, quella che riguarda l'education, è una delega che storicamente è in capo ai giovani e si occupa di andare a prendere quelle che sono le personalità che escono dalle scuole, sia dai licei che dalle università, e di affiancarli, ad avvicinarli al mondo dell'impresa. Guarda, il problema
È uno dei motivi per cui non nascerà mai un'altra Silicon finché non cambieremo da un punto noi cittadini da un punto di vista mentale. Al netto di tutte le difficoltà che ci sono, è inevitabile che ci siano, ricordiamoci che se fosse facile lo farebbero tutti, Avremmo tanti Steve Jobs, avremmo tantissimi Elon Musk, avremmo tanti grandi imprenditori italiani, penso ad Olivetti ai suoi tempi, quindi non è facile. E soprattutto si fallisce perché è un processo che anche qui la cultura anglosassone è più vicina al fallimento. Gli americani pensano che se l'azienda deve fallire è più opportuno che fallisca velocemente perché si sprecano meno soldi. Gli italiani si innamorano delle loro creazioni, gli europei si innamorano delle loro creazioni e non si arrendono mai. Molto spesso è opportuno che qualcosa finisca e che si apra un nuovo ciclo. È molto semplice a dirlo da un punto di vista teorico, però fa parte del processo dell'imprenditore. Quando c'è una visione chiara come quella che hanno avuto i ragazzi, che si basa su quelle che sono delle componenti fondamentali e concrete del mercato italiano e arricchite da dei processi innovativi, analizzati, studiati, grazie anche alle competenze dei professionisti che li assistono, bisogna provarci, perché il rammarico di non averlo fatto è molto più doloroso del fallimento. Ci sono imprenditori che hanno fallito una, due, tre, quattro, cinque volte. Senza entrare in polemica, la storia o la leggenda vuole che l'attuale presidente americano abbia fallito cinque volte prima di diventare quello che è al netto della politica. Ma questo è accaduto con un buon bagaglio, perché papà gli ha detto ti do un po' di soldi. Senza dubbio, ma le potrei citare, non lo faccio per eleganza, almeno una cinquantina di nomi di imprenditori che sono partiti con un ottimo bagaglio e non sono arrivati dov'è questo presidente. Quindi ripeto, attenzione certamente, grande pragmaticità certamente, ma il rammarico è più spiacevole del fallimento. Quindi. Se io parlo di fallimento... È una cosa che ci può... Che questa bellissima argomentazione vale o rimane il fatto che in Italia è un peccato originale che non si cancella dal proprio curriculum vitae? No, io penso che il fallimento sia tante volte un passaggio necessario per il successo, o almeno io, tutti quelli che ho studiato io prima hanno fallito più di una volta e poi hanno avuto il successo. Lo dicono anche i numeri delle start-up, l'85% delle start-up post-investimento fallisce, ma il 15%, o meglio, il 5% ripaga ampiamente tutto l'altro, tutti gli 85. Quindi il fallimento è, secondo me, una tappa da fare per raggiungere il successo, più o meno grande che sia il fallimento, che sia una startup o che sia un altro percorso. Comunque, se uno vuole arrivare al successo, il fallimento lo deve provare e saper superare. Beghinati, come vanno letti questi dati di Unioncamere sulla mortalità delle imprese e sulla loro caratteristica, cioè piccole, piccolissime? Allora, intanto, proprio recentemente ho partecipato a un convegno sul tema del lavoro. Anche in questo caso non è sempre per dare meriti a una regione virtuosa, però l'Emilia Romagna sul tema della disoccupazione negli ultimi due anni, grazie anche al grande lavoro che è stato fatto con il patto del lavoro che ha visto riuniti sindacati, Confindustria e la regione, siamo calati di 2 punti percentuali sulla disoccupazione complessiva, quindi siamo tornati ai livelli pre-crisi. Quindi questo è un dato, secondo me, veramente incoraggiante da un punto di vista generale per la nostra regione. Peraltro anche i recenti dati dicono anche che siamo la regione un po' la locomotiva industriale del paese, perché abbiamo un PIL raggiunto nel 2016 che è incrementato più anche della Lombardia e del Veneto, che sono le nostre storiche rivali a questo punto di vista. Siamo anche in media con le principali nazioni europee, perché noi siamo cresciuti dell'1,4%, la famosa Germania 1,7%, siamo sopra la Francia che 1,3%. Tanto per inquadrare un po' l'anno positivo che ha avuto l'Emilia Romagna, anche se poi ci sono dei campanelli d'allarme che non vanno sottovalutati, come il calo delle esportazioni, perché è vero che anche l'anno scorso sono aumentate, ma in percentuale molto minore rispetto all'anno prima. Quindi bisogna stare attenti, perché sappiamo che l'export, specialmente in questi anni di crisi, ha fortemente aiutato molte grandi imprese del nostro territorio. Poi sui dati che diceva lei, chiaro, in quei numeri lì però vanno anche viste quali sono queste ditte individuali, perché spesso la famosa pizzeria da asporto è una ditta individuale. Quindi ecco, non è che si tratti sempre di imprese formate, costituite da più soci. C'è anche un dato sul discorso mi piace molto il discorso sulla cultura del fallimento, perché è chiaro che gli imprenditori seconda e terza generazione, da un lato,
partono avvantaggiati perché hanno una strada già costituita, dall'altro hanno anche la responsabilità di portarla avanti in un mondo che cambia molto velocemente, spesso non te ne accorgi, non riesci a governare il cambiamento. E che è chiaro che in quel caso il fallimento, il tonfo è molto più grave, molto più pesante. Però per i giovani, per i imprenditori di prima generazione, questa cultura del fallimento è fondamentale perché in altri mercati, quello americano e inglese, anzi, un fondo di investimento che giudica un giovane imprenditore va a vedere il suo curriculum e se non ha mai avuto altre esperienze, magari anche sbagliando e fallendo, quasi non lo prende in considerazione. Perché comunque c'è proprio una cultura del rischio e del fallimento completamente diversa rispetto all'Italia. Questo è un fatto culturale, che deriva anche dal fatto che in Italia la maggior parte delle imprese medie e piccole sono medie e piccole e molte sono familiari. L'azionariato principalmente della famiglia. Quindi sono dati che vanno anche contestualizzati nei vari... situazioni di paese, situazioni di paese. E allora, senza guardare nel breve termine, che è quello che genera molte polemiche, distraendo da quelli che sono invece gli effetti a lungo termine di quelle che sono scelte, visioni e strade che si intraprendono. Facevamo riferimento prima al fatto che è difficile il mondo del lavoro per chi ha meno di 35 anni, perché non sa o non trova un luogo in cui collocarsi, e per chi ne ha più di 55, che se esce da questo mondo teme di non riuscire più ad entrare. Ben detto che le start-up non sono una questione generazionale, possono nascere da chiunque. Quindi in uno scenario che rende sempre più forti queste preoccupazioni si inserisce il risultato di quelle che sono state le ultime realizzazioni umane, cioè passare molte competenze, soprattutto quelle ripetitive, a robot o a strumenti che tolgono il potere appunto a chi li ha generati e creati. Allora in questo caso c'è da avere molta paura? C'è da dominarli? C'è da gestirli? C'è da adattarsi con la consapevolezza che sono strumenti fatti dall'uomo e governati comunque dall'uomo. Strumenti che sono inevitabilmente necessari, qualunque campo, in qualunque settore, sia dal settore dei servizi, io mi occupo di servizi, noi siamo nel mondo della finanza, il 90% del mercato mondiale è governato da algoritmi, però questo non significa che le persone che stanno dietro all'algoritmo siano in panciolle a girarsi i pollici. Tenendo conto che può generare un problema che è risaputo, ma anche in questo caso dobbiamo essere bravi a sfruttare quel problema e farlo diventare un'opportunità. I ragazzi che sono alla mia destra e alla mia sinistra lo hanno fatto, hanno preso... Infatti glielo chiederemo. Hanno preso un canale tecnologico e hanno preso degli algoritmi, perché alla fine stanno sotto a quello che loro hanno pensato ed inventato e l'hanno reso un'azienda concreta. È così? Sì, a livello... Allora, le tecnologie e l'innovazione devono portare chiaramente... Semplificazione, se possibile, sì, semplificazione, no? Ma fondamentalmente credo che i lavori che rimarranno nel lungo periodo in mano all'essere umano saranno quelli a maggior valore aggiunto, cioè nel senso le macchine toglieranno un po' il lavoro a minor valore aggiunto, quindi il lavoro ripetitivo, quello in cui ci deve essere comunque un qualcosa di automatizzato, certo. E dove chiaramente ricordiamo sempre che il miglior robot siamo sempre noi, il miglior cervello ce l'abbiamo noi, quindi è chiaro che noi andremo a creare le macchine per migliorare sia il nostro tenore di vita sia anche il nostro certo. Lavoro. Quando si pensa appunto alla tecnologia anche nella nostra azienda, noi cerchiamo di rendere migliore l'esperienza di acquisto dell'utente, ma cerchiamo anche di migliorare quella che è l'attività del piccolo artigiano, come diceva anche Marco di Tiporto, il fatto di cambiare, rivoluzionare un business in cui molti sono gli attori adesso che si interfacciano tra il produttore e il consumatore finale. Quindi certo. Togliendo un po' di quello che è in mezzo, cerchiamo di rendere più viva e più diretta l'esperienza di acquisto del consumatore finale. Ma Bighinati, quello che diceva prima della tecnologia che corre così veloce che sì. Si anticipa, non si può neanche più inseguire. Il tema di Industria 4.0. La domanda tipica spesso è: ma i robot sostituiranno gli uomini? Tornando sempre al discorso sì. Il tema dell'occupazione, ma in realtà questo è il mio opinione personale, assolutamente no, perché poi questi robot vanno sempre progettati, disegnati, architettati, manutenuti, aggiornati, per cui in realtà quello che probabilmente cambierà sono le professioni,
è vero, i robot, comunque le macchine, andranno a sostituire probabilmente gli esseri umani sempre più in quelle che sono le funzioni automatiche, ripetitive. L'esempio banale dei caselli autostradali. Una volta c'era il casellante, adesso, a parte il telepass, ci sono le macchine automatiche. Però poi in realtà cambieranno le professioni, perché una recente ricerca dice che le 8 fra le 10 professioni più ricercate sul web 5 anni fa non esistevano. Banalmente specialisti, programmatori in ambito iOS e Android, che sono i due sistemi che vanno su due cellulari più in voga al momento. Cioè, cambia il mondo, cambia le professioni. Quindi la tecnologia sicuramente provoca degli stravolgimenti, spesso il problema è di cercare di intercettarli con i tempi giusti, le modalità giuste, però sicuramente l'uomo resta veramente sempre al centro, perché poi queste macchine vanno, ripeto, progettate, inventate dall'uomo e aggiornate. Allora, in un mondo che fino ad ora si è sempre molto aperto e adesso mette in discussione questa grande espansione verso la globalizzazione per difendere i propri confini, insomma, non entriamo in questa materia così politica, ma vi lascio consegnandovi i risultati di una missione che è stata condotta in Oriente. Parliamo di food, visto che questo è stato il filo conduttore delle startup innovative che abbiamo conosciuto questa sera. Che cosa ha fatto? Ha fatto incontrare la passione, la creatività, la storia e la cultura italiana per quello che riguarda la cucina, quindi l'elaborazione del prodotto, ma con un prodotto originale che attiene a quelle zone. Quindi perché usare le farine di grano duro, tenero, eccetera? Farina fatta di grilli. Perché usare il pesto alla genovese col basilico e i pinoli? Un bel pesto fatto di cavallette. Insomma, questa è una sperimentazione, non è uno scherzo, che ha unito delle start-up anche italiane che agiscono a Bangkok, che ha unito due mondi, due visioni e sta creando qualcosa compatibile ovviamente con i mercati disposti ad accettare prodotti di questo tipo. Siete pronti per la sfida? Sì, no, vinciamo facile sugli insetti, secondo me il pesce vince facile. È anche vero che comunque in un futuro forse non troppo lontano ci sarà bisogno di integrare l'apporto di cibo con altre forme. Adesso lo lasciamo in Cina e sì, in Romagna terrei il pesce. Viene dimostrato che queste sono anche più disponibili risorse che portano a uno sfruttamento anche inferiore dell'ecosistema. Li scatoliamo? Personalmente io ho assaggiato dei crackers con farina di grillo. Devo dire, le stringerei la mano per il coraggio. Erano buonissimi. Davvero? Sì, poi ho scoperto che sì, il grillo ha delle percentuali di proteine molto più elevate di una bistecca di carne, mettendo anche poca percentuale di farina di grillo. Quindi sì, secondo me bisognerà avere chiaramente un completare forse il ciclo. Essere anche molto curiosi, sicuramente. Sì. Ignazio è pronto per una bella. È coraggiosi forse. Non ho assaggiato, non prometto che lo farò, perché sono un po' classico. Del resto siamo in una regione che insomma sulla parte della cucina e gastronomia fa la padrona. Sicuramente questo è un perfetto connubio fra innovazione e internazionalizzazione. Visto che siamo in chiusura, devo solo fare un richiamo istituzionale. Ci tengo, perché in apertura dicevo che APIDE è stato un progetto che ha dato grande soddisfazione al Comitato e al sottoscritto, sia per gli obiettivi, e qui abbiamo avuto un'evidenza tangibile di quello che possono essere le opportunità date a questi ragazzi e a questi start-upper, ma anche da un punto di vista nostro interno. È stato un progetto che ci ha visto uniti e coordinati. Non è semplice, perché infatti l'ho già fatto in altre occasioni, lo ribadisco questa sera, approfittando della televisione, ma voglio ringraziare tutti i miei presidenti di territoriale, perché comunque Emilia-Romagna è una regione importante e molte territoriali negli anni passati hanno sempre fatto attività, iniziative legate alle start-up. In questo caso molti presidenti hanno accettato di fare un passo indietro sul loro progetto specifico del territorio e di aderire a un progetto regionale che è APIDEA. Non è scontato, ci è voluto un po' di coordinamento, ma per questo motivo a livello personale è stata veramente una grande soddisfazione e mi auguro, visto che adesso siamo in fase di rinnovo, di ripartenza della terza edizione di APIDEA, mi auguro che rimarrà regionale. Ovviamente faremo tesoro di alcune criticità che abbiamo visto in questo primo percorso, ma vorremmo rifarlo, ripeterlo in maniera più forte, più importante. Poi lascerò a breve il timone della presidenza a un mio successore, che però spero di lasciargli questo in eredità, perché secondo me è uno dei motivi
che mi ha dato più soddisfazione durante il mio mandato. Ecco. Allora, grazie Claudio Bighinati, presidente dei Giovani Imprenditori Confindustria dell'Emilia Romagna, Vincenzo Longo, CEO e co-founder di YouFoodi, Gianluca Guerra, presidente dei Giovani di Confindustria Romagna, un'avventura tutta da costruire, anche questa. Appena partita. Quindi in bocca al lupo, e Marco Spadoni, CEO di Ti Porto. Grazie, come sempre, a voi che ci avete seguito questa sera.